Benvenuti a una nuova puntata di Brunotte. Io sono Carlo Succarelli e anche questa sera faremo luce su un mistero italiano. La triste vicenda si svolge a Stoccabbe, un ridente paesino alle pendici del Monte Stoculo, che in dialetto locale viene pronunciato con accento diverso. È mezzogiorno del 30 febbraio del 75 e qua sorge la prima domanda. Com'è possibile che sia il 30 febbraio se di 28 ce n'è uno e tutti gli altri sono questo tutti? È vero, Rocco la Ficca, idraulico, si alza e fa colazione. Perché fa colazione a mezzogiorno? Vabbè, perché sarà, non va a lavorare quel giorno? Forse perché è domenica? Agli inquirenti questa risposta non basta. Questa è una brutta storia. Una storia di giorni che non esistono. Tubi, traffico d'armi. Dove? Pirati della strada. Boh. E autovelo. Ma torniamo a Stoccabbe. Appunto. In paese abita anche il miglior amico di Lo Ficca, l'elettricista Mimmo Lappoggia. L'elettricista Mimmo Lappoggia. Ma che sfiga! Alcuni testimoni affermano di aver visto alle 16 dello stesso giorno il Lo Ficca e il Lappoggia passeggiare per Stoccabbe, entrare nel negozio di intimo per donna, il paradiso del guardone, dove comprano tre paia di perizoma. Attenzione a questo particolare. Perché Lo Ficca e Lappoggia, due noti vitelloni che animano le notti di Stoccabbe, comprano dei perizoma della loro taglia? Boh. E perché ne comprano tre se sono solo in due? Vabbè, erano un'amichetta. La risposta arriva pochi minuti dopo, quando i due, uscendo dal negozio, incontrano Max Pezzali. Ma pensa te. Eppure lo pensavo. Al quale di nascosto consegnano uno dei tre pacchetti. Ah. È una brutta storia. Sì. Fatta di notti brave, orge, infrachiappe, sparatorie e pornografia. È davvero una brutta storia. Alle 17.30 i tre si dividono. Meno male. Pezzali sale sulla sua Harley Davidson. Lui davanti e Rocco Lo Ficca, ovviamente, sta dietro. Se stava con l'appoggio era peggio. Da quel momento si perdono le tracce dello Ficca. Ma rechiamoci a casa del Pezzali per raccogliere informazioni. Suoniamo alla porta. Ma chi sarai? Ma chi sarai? Ma chi sarai? Sì, chi è? Sono Carlo Succarelli di Brunotte, ma lei... E Max Pezzali? Certo, sono a casa mia. Mi farebbe un autografo con dedica? Ci può scrivere: sei un mito, sono anni che ti vedo così irraggiungibile, a Carlo Succarelli. Sì, va bene, ma è venuto fino a Stoccabbe solo per questo? No, stiamo cercando il corpo senza vita di Rocco Lo Ficca. Ma Rocco è il mio idraulico, è di là che sta riparandomi un tubo. Adesso glielo chiamo. Lo Ficca! Lo Ficca! Oh, so qua, chi è che rompe? Ma lei non è morto. Lei è vivo. Ma certo, allora... che sono vivo, brutto iettatore. Ma allora che brutta storia è? Ma tutto si può rimediare. Abbiamo finalmente trovato la salma di Rocco Lo Ficca. E anche questa volta Brunotte ha fatto luce su un altro mistero italiano. E nella parte di Rocco Lo Ficca, no. Nella parte di Max Pezzali c'era e c'è Max Pezzali. Ciao, ciao a tutti.